di vomito, scusa se lo dico proprio così. No, figurati, anzi. Dove l'ho scritto questa canzone, mi ricordo avevo finito di mangiare, sono uscita sulle scale e mi sono immaginata questi bambini e... con le bretelle, perché le bretelle servono per tenere sui pantaloni, giusto, no? Sì. Mentre gli adulti magari con le cinture, che a volte le usano in modo non giusto, cioè o per abusare o per levarsele, insomma, come non dovrebbero fare. E quindi mi è venuta un po' questa associazione d'idea e mi è uscita questa canzone per rifiuto, quindi e non ho mai avuto il coraggio di pubblicarla negli altri album precedenti, perché avevo un po' la, sai, quella paura di essere additato come una persona che sfrutta un argomento per trarre qualche vantaggio, insomma, commerciale o robe del genere. E quindi, siccome è lungi da me questo pensiero, non ho mai avuto questo coraggio, però era lì nel cassettino che bussava e questa volta ho detto è il momento, bisogna di dire. Io l'ho scritto quando avevo 17 anni, adesso forse è il momento che venga fuori, insomma. Certo, però scrivere una canzone di questa a 17 anni... Tra l'altro, vabbè, è cambiata, sicuramente l'ho un attimino sistemata, però comunque il concetto era proprio era questo. Diciamo che era in prima persona, io poi l'ho trasformata in Luca perché... E non volevo dare falsi allarmi. Scusami, posso dirti una cosa? Sì. Luca, però l'ha usata anche Povia per Luca da gay. Ma c'è anche Luca di Carboni che si buca ancora. Insomma, esatto. Povero Luca. O com'è? Silvia Salemi cantava anche lei a casa di Luca. Sì. Questo codice Morse che senti alla fine, sì. Tra l'altro lo senti anche all'inizio, è un codice Morse vero che dice esattamente i bambini non si toccano. Cioè, per chi dovesse conoscere il codice Morse e traduce in codice Morse quello che dico, è un messaggio che si lancia nell'etere e dice ai bambini non si toccano. Che bello. È vero, ma il tuo rapporto con i media come va? Il rapporto con i media va un po' come per tutti, insomma, sono momenti molto difficili. Diciamo che viviamo un momento di catastrofe per la musica italiana, ma secondo me quando si tocca è normale, bisogna arrivare a toccare il fondo per poi risalire. Diciamo che non siamo come gli altri paesi dove danno magari più spazio alla musica italiana e quindi di conseguenza c'è la crisi, no? Giusto? Un po'. Però comunque guarda, non si vive di solo media, perché sennò quest'ora sarei già a casa da un pezzo. Però sai Laura, a volte un po' ti arrabbi, che vedi che spesso ci concentriamo, anche i media si concentrano su cose... magari anche di poco valore, anche dal punto di vista musicale, e poi magari trascuriamo cose più importanti. Io penso che qui si parlano delle... Allora, se parliamo delle realtà, quelle che monopolizzano un po' tutto, sono d'accordo. Le realtà invece come le vostre, che sono un po' più, diciamo, più attaccate alle tradizioni, quindi nel nostro paese, no. Io su questo non sono d'accordo con te, anzi, se no non sarei qui oggi, insomma. Allora, in realtà mi sono preparato 10.000 domande, però ritorno al Festival di Sanremo. Il 2005 per te è stato un grande momento. Diciamo che da lì poi è partito il grande successo. Io non credo nei miracoli. Il tuo però è stato un piccolo miracolo. Ma sì, io tra l'altro non credo nei miracoli. È una... la uso un po' come si chiama? Aspetta, mi provoco, ecco, è una provocazione. Infatti alla fine dici io non credo nei miracoli, se potessi tu sorprendermi. Infatti sono stata molto sorpresa, questo è un miracolo, vivere di musica a 360 gradi. Poi hai più provato a riandarci a Sanremo oppure così? Ho provato proprio l'anno subito successivo, ma con Che bel vivere, ma è finita male. Quest'anno magari ci riprovo. Signori, Laura Bono, ci ascoltiamo forse per adesso il tuo più grande successo. Sì. Me la consenti questa? Sì, assolutamente sì, sono contenta. Non credo nei miracoli. Io non credo nei miracoli, tu sei stato per me l'eccezione. Non credo nei miracoli, Laura Bono, ancora ospite di Radio MPA. Laura, io veramente so di aver approfittato di te, nel senso che... In che senso? Nel senso... che dovevamo trattenerci poco e poi alla fine ci siamo trattenuti più del solito. Ma è bello, più del bello, a me piace. E piace di più a noi, Laura. Allora, questo signore che si è accomodato alla mia sinistra, per chi ci vede lo ha già visto. Ma è un vecchio amico di noi, ci conosciamo da tempo. Ah, non lo sapevo. Aspetta, cosa devo dire ancora? Fatte quella scena con De Sica. Ah sì, abbiamo fatto una cena. Con De Sica abbiamo fatto una... Quando risate insieme. Lo conosco da una vita, Federico. Francesco, scusa. Vero. Senti, allora, così si è vendicata prima che tu ascoltassi le sue domande. Vai Francesco, prego. No, volevo dire che alla scena di De Sica c'ero solo io, lei non c'era. Questo non volevo. Allora,
un po' di note biografiche. Allora, fa karate, no, fa sport, tra cui il karate, no? Hai detto anche prima, arriva ai tornei regionali, ma perde la seconda sfida, però vince il chi hai d'oro come chi hai più intonato. Questa è la carta. Sei scemo. Sì, già lì, no? Sì, vabbè. Ha giocato a calcio. Ma c'è scritto tutta questa roba nella mia biografia. Esatto, sì, molto interessante. Wikipedia, capito? Molto. Gioca anche a calcio, era anche brava, è vero. In panchina molto. Esatto, però la carriera viene stroncata quando il suo animo rock è uscito fuori, Andrea. In che senso, scusa? Niente, praticamente ha iniziato a indossare le scarpe con la punta e ha iniziato a bucare palloni. E lì allora nessuno l'ha chiamato. È per questo è stato così, sì. Ma veniamo alle domande. Laura Bono, nome d'arte naturalmente. Visto che c'eri, non era meglio Laura Bona? Nel senso, cioè, c'eravamo già. Già che c'eravamo. Allora, Laura Bono molto famosa in Finlandia. Sì. È vero, allora se ci confermi lo spot che dice che in Finlandia si consumano da anni chewing gum allo xilitolo come Vividen Xilit, è vero questo? E io me ne vado. Perché non si... No, in modo simpatico. Allora. Bello, sì, no, è vero, si consumano anche tanto salmone. È vero questa cosa, allora, sì, perfetto. Allora, questa intervista finisce con un codice Morse, qualcuno lo sente, che dice, ci dai il tuo numero di telefono? Se, punto, linea, linea, punto, e questa era l'intervista. Francesco, sei un mito. Vabbè, noi ringraziamo Francesco D'Antonio per la bella figura di Menso. Allora, Laura, è vero, ritorno sulla Finlandia perché in realtà sei famosissima, ti ho visto in un video al Grande Fratello. Sì, mamma mia, guarda, lì è stata veramente un'esperienza allucinante perché mi hanno fatto entrare come ospite per la prima edizione del Grande Fratello, quindi figurati. Ero emozionatissima, faccio fatica a parlare in italiano, figurati, dovevo parlare in inglese con questi che comunque parlano finlandese, quindi come seconda lingua l'inglese, e dovevo cantare per loro, ma soprattutto cucinare all'italiana. Tu immaginati con gli ingredienti che ho provato a chiedere per fargli la matriciana, mi è arrivata il bacon, mi è arrivato quello lì a fette anziché il guanciale, capito? Sì, sì, sì. Insomma, cose del genere. È stato divertentissimo comunque, sì, è una realtà molto particolare, la Finlandia mi ha adottato praticamente, quindi... No, vedevo che tra le altre cose il 2005, insomma negli anni poi ha avuto grande successo, ma nel 2005 non credo nei miracoli si è classificata tra le prime 10 posizioni dell'Air Playlist. No, ma del tipo, cioè adesso non per tirarmela, però è bello da dire perché è una gran figata. Cioè, sono una mia grandissima fan della presidentessa finlandese Tarja. Ho cantato per lei, abbiamo fatto colazione insieme. Insomma, è come se ti chiamasse napoletano, non è che voglio dire. La famosa colazione da Tari. Cioè, Vabbè. Volevo farmi la sviolinata da sola, quindi l'ho detta. Laura, io non so come ringraziarti. Guarda, mi inchino proprio. No, mi inchino io. No, grazie mille a voi invece, grazie mille a te, Andrea. E a questi bei ragazzoni che fammeli ringraziare, va? Marcello Cavallo in regia, Giovanni Serritella, il nostro responsabile tecnico, il mio caro fotografo Pietro Cerzosimo, quello che mi fa venire bene su tutte le foto. E adesso metteremo qui sul nostro fondo Tolgo Mastroianni, anzi chi posso togliere? Ma che bel bacio che si danno, no? Dai, non puoi levarli, sono storici. Aspetta, tolgo i palazzi e metto la tua foto sulla porta. I palazzi mi sta bene. Laura, davvero in bocca al lupo ancora per le tue prossime avventure, ma soprattutto, signori, andate a comprare Laura Bono, la mia